Vado. Reverendissimo signor Parroco, questo nostro indirizzo vuole essere un cordiale e affettuoso saluto. Sia benvenuto tra noi a pascere questo piccolo gregge di Trigoso. Il nostro grazie e riconoscenza a Dio, datore di ogni bene al nostro vescovo che di questo bene ha voluto farci dono. Da tempo aspettavamo questo gratificante momento, non che nel frattempo sia mancata l'assistenza, perché a questo con sollecitudine si è sempre provveduto, ma è mancata la presenza fisica di un sacerdote che vivesse con noi e tra noi. Oggi lei riempie questo vuoto, lei per noi è il pastore a tempo pieno, presente per educare i nostri ragazzi e noi giovani, per promuovere iniziative per le nostre famiglie, per vivere accanto ai nostri anziani e ai nostri malati, per dividere gioie e dolori della nostra gente. La comunità è piccola, ma l'impegno e il lavoro è molto. Noi le saremo vicino, disposti a collaborare, pronti a seguirlo in tutte quelle iniziative che crederà utili e feconde di bene per la nostra comunità. Insieme vogliamo continuare quel cammino di fede lasciatoci in eredità dai nostri padri. Un rinnovato saluto augurale di bene e di benvenuto alla comunità di Trigoso. A nome di tutti i chierichetti porgo il più cordiale saluto. Tutti esprimiamo la gioia di essere venuti tra noi, ma la gioia è grande, soprattutto per noi che serviamo all'altare, perché abbiamo il privilegio di essere più vicini a Gesù e al celebrante. Non tutti e non sempre siamo fedeli al nostro impegno e non diamo sufficiente importanza al dono che il Signore ci fa dimostrare in tutte le funzioni liturgiche, il ruolo di servire Dio e i fratelli. Da ora, con la sua disponibile presenza e il nostro maggiore impegno, speriamo di diventare tutti dei buoni ministranti, sempre pronti al servizio della Chiesa e della comunità. Un rinnovato cordiale benvenuto dai suoi chierichetti. La gente, pregate di entrare in chiesa perché poi il vescovo dà la benedizione a tutti noi che siamo qui presenti a questa bella giornata di sole, a questo incontro con il nuovo parroco. Thank you.
Sabina di Trigoso, con tutti i diritti e i doveri stabiliti dal codice di diritto canonico. Intendo pertanto che il nominato prenda possesso canonico della suddetta parrocchia entro 3 mesi a norma del canone 527 del codice di diritto canonico. Chiavari, 15 ottobre 1992. Daniele Ferrari, vescovo. Angelo Puccini, cancelliere. Thank you.
uomini santi, pastori, dichiarano come pentefici, dottori, maestri della fede, o stabiliscono come tali della Chiesa. E presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica da esercitare in nome e per mandato della Chiesa sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Così, Dio mi aiuti che questi santi Vangeli, che tocco con le mie mani. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ora il vescovo, quale simbolo del servizio pastorale che il nuovo parroco dovrà svolgere in questa comunità, lo accompagna alla sede dalla quale presiderà la celebrazione dei sacramenti della nostra fede e impartirà al popolo di Dio l'insegnamento di verità e di vita. Designato come pastore di questo popolo e custode della casa di Dio per l'opera, fai in modo di esercitare con diligenza il tuo ufficio di maestro, di sacerdote e di guida del popolo che ti ha affidato. Tu che per comando del vescovo incominci oggi il tuo servizio sacerdotale come parroco in questo tempio dedicato al Signore. Nel titolo di Santa Sabina riconosci in esso il simbolo di quel tempio spirituale fatto di pietre vive scelte che lo Spirito edifica per la gloria del Padre. Ora il vescovo presenta alla comunità dei fedeli il nuovo Padre. Delle comunità con una fede affievolita non possono dare tanti sacerdoti alla Chiesa, perché il sacerdote è l'espressione non soltanto della
la sua generosità, ma della fede e della famiglia, della fede e della comunità cristiana, della parrocchia, che ha infuso in noi e ha coltivato tutti i sentimenti divini che poi portano al sacerdozio. Ringraziamo il Signore che ci è venuto incontro nella persona di Don Frisino, che ha già alle sue spalle una buona esperienza pastorale, che per di più è nativo proprio di questi vostri luoghi. Quindi, se c'è un sacerdote che è in grado di capirvi e di venire incontro ai vostri desideri, è proprio Don Frisino. Cosa chiedete voi a Don Frisino? Che cos'era questa vostra ansia, questo vostro desiderio di avere un parroco? Cosa conteneva? Ecco, io ve lo esprimo in una sola parola: sicurezza. Voi sentite il bisogno di avere una sicurezza nella vita. E questa sicurezza è composta di due elementi. Uno, la vostra fede. Uno che non ha la fede è un insicuro. Ed è inutile che si aggrappi alla sua ragione, perché la ragione non va oltre alla sua morte. Quando mai la ragione umana è riuscita da sola a esplorare il grande mistero della nostra vita, della nostra nascita, della nostra morte? Ma l'altro elemento non sta in voi, perché è chiaro che la fede ha bisogno di una comunità in cui svilupparsi, ha bisogno di guide, ha bisogno di segni, di sacramenti, ha bisogno di libri, il libro sacro, il libro della parola di Dio. La vostra fede cercava questo. Ecco che cos'è il parroco per voi. È colui che vi dà sicurezza. E l'ha detto molto bene il giovane che ha letto l'indirizzo quando è arrivato il nuovo parroco, Don Frisino. Ha dettagliato quegli elementi che costituiscono la vostra sicurezza: l'educazione cristiana dei vostri figli, il conforto alla vostra fede quando ricevete i sacramenti, l'aiuto a coloro che stanno per presentarsi davanti al tribunale di Dio. E poi un'attività, anche se non troppo visibile, un'attività di pacificazione, di bontà. Allora, facendo un passo in avanti nella visione del parroco, ecco che si delinea la figura del Signore. Chi è il parroco? Il parroco è colui che porta e rappresenta Gesù Pastore in mezzo a voi. E allora avevate ragione di chiedere un parroco. Adesso però, ecco che voi dovete valorizzare in pieno questa situazione. Io la vostra parrocchia la conosco bene, anche se non vengo spesso qui tra voi. So che ci sono anche qui, come purtroppo dappertutto, gli indifferenti, i lontani, coloro che praticamente hanno, non dico ripudiato la religione, la loro religione, ma la trascurano. È come se non fossero cristiani, perché preghiera non c'è, frequenza ai sacramenti non c'è, messa domenicale non c'è. È rimasto un po' di ricordo della fede, è vero, antica, perché fortunatamente finora buona parte della popolazione vuole ancora i sacramenti, il sacramento del battesimo, della crisi, del matrimonio, ma è un po' poco, perché questa è tutta una rivestitura, diciamo così, di fede che crolla quando la fede non viene quotidianamente vissuta. E allora il vostro rapporto col parroco non può essere un rapporto confinato e limitato a queste situazioni. Egli vi rappresenta Cristo Pastore ogni giorno, ogni momento. Il cristiano non può isolarsi e vivere anche solo un giorno in una situazione, chiamiamola così, atea, lontano da Dio. Sempre noi siamo in Dio, viviamo in Dio, ci muoviamo in Dio.
E sempre dunque il buon cristiano ha il riferimento alla sua chiesa, alla sua parrocchia, al suo parroco. Accompagnate dunque il vostro parroco con la vostra preghiera, con la vostra obbedienza, con la vostra collaborazione. Ecco il modo che la parrocchia di Trigoso diventi sempre più un faro di luce. Rappresenti qui nella popolazione di Trigoso il punto di riferimento, la fonte della sicurezza, della serenità, della pace di cui tutti noi abbiamo tanto bisogno. Ed ora come posso terminare senza ringraziare innanzitutto Don Pisano, che veramente vi ha voluto bene, che col suo sacrificio ha sposato fino in fondo la vostra causa. Ecco, noi pensiamo al Signore che lo ricompensi, come chiedo la benedizione del Signore su tutti coloro, e li conoscono in gran parte, che hanno tanto a cuore le sorti della vostra parrocchia. Io auguro che sotto la guida di Don Frisino la vostra parrocchia riprenda vigorosamente il suo cammino, e chissà che il Signore vi benedica dandovi anche il dono di qualche sacerdote che sorga proprio dalla vostra comunità, come segno di benedizione e di amore da parte del Signore. Che la Madonna, la nostra Mamma Celeste, accompagni tutti voi nel cammino della vostra vita, cammino che dovete compiere guardando sempre a Cristo Signore. A questo punto il nostro padre firma sull'altare il verbale del successo della nostra comunità. Tale documento, che dichiara l'impegno pastorale del nuovo parroco a servire la sua comunità, viene pure sottoscritto da due testimoni e dallo stesso vescovo.
dei secoli. Thank you.
c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore. Nella vostra preghiera, una preghiera vicendevole, ma che proseguirà
nella partecipazione alle celebrazioni. Ogni domenica alzerò nella Santa Messa le mani verso Dio. Vorrei la vostra presenza, la vostra partecipazione, come Aaron e Pur hanno sostenuto le mani di Mosè, così è necessario la vostra presenza e la vostra partecipazione. Ancora, la prima lettura ci presenta Giosuè che lotta e combatte mentre Mosè prega. Sono due gesti complementari. Tutta la forza nasce dalla preghiera, ma tutto è affidato anche alle mani dell'uomo che lotta e combatte non contro nemici fisici, ma contro il male, il demonio, tutto quello che si oppone a Dio e si impegna con tutte le sue forze a diffondere e instaurare il regno di Dio. Preghiera e azione, cercare Dio e impegno totale per Lui, disposto a soffrire, sono il mio proposito, ma io spero siano o diventino anche il vostro. La seconda lettura, Paolo fa tante raccomandazioni al discepolo Timoteo e io noto tra queste raccomandazioni le urgenze di sempre. Oggi più che mai attuali, ce l'ha ricordate anche il vescovo prima. Rimanere fedeli all'insegnamento ricevuto e fedeli alla parola di Dio, ai suoi comandamenti, ai suoi precetti. Necessità di trasmettere e annunciare fedelmente la parola di Dio, qualunque cosa capiti, qualunque cosa costi. Sappiamo, e ce l'ha ricordato appunto ancora il nostro vescovo, di vivere in tempi difficili, tormentati, disorientati. Il Papa, i vescovi ci indicano la necessità, l'urgenza di una nuova evangelizzazione e ci invitano quasi a rifare il tessuto della vita cristiana. Vorrei riuscire a trasmettervi questa urgenza e sentire la necessità di essere rievangelizzati per diventare a nostra volta evangelizzatori. Urgenza che la Chiesa sente in modo forte, preminente, quasi una nuova frontiera alla riscoperta delle ragioni più profonde del Vangelo. Urgenza che questo annuncio del Vangelo non arrivi poi solo a coloro che già frequentano, anche qui ce l'ha ricordato il nostro vescovo, dico le statistiche, ma raggiunga a tutti. Gesù vuole salvare tutti, è morto per tutti. Per questo occorre che ci sentiamo e diventiamo collaboratori, partecipi, ognuno portando e mettendo a frutto il suo dono a servizio della comunità. Del resto, la pagina del Vangelo oggi, al termine, ci pone una inquietante e misteriosa domanda. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Io credo nasca anche di qui l'impegno perché la fede cresca, progredisca e si realizzi il piano di Dio, che è quello che
realizzarlo. E allora lo chiamo sogno di Dio, che tutti gli uomini, cioè riconciliati dalla Chiesa, lo riconoscono come Dio, credono in Gesù, siano animati dal suo spirito, vivono pienamente con libertà e con gioia i suoi comandamenti. E allora lasciate che anch'io all'inizio di questo ministero, mi sembra di ricominciare dopo 22 anni di ordinazione, lasciate che anch'io all'inizio viva e mi metta in questo sogno di Dio e veda il mio ministero come un cercare di realizzare con tutte le forze questo sogno di Dio. E allora con Dio vorrei sognare che tutte le famiglie siano unite, vivono nel reciproco amore, in armonia, fedeli alla legge di Dio. Vorrei sognare che ogni essere umano concepito e nato sia accolto con amore e ogni nuova vita sia vista come uno sfocciare, come un dono di Dio. Vorrei sognare che ogni bambino e fanciullo trovi un mondo di pace, di fraternità e non di violenza, di cattiveria e di egoismo. Vorrei sognare che tutti i ragazzi giovani sentono il fascino e l'amicizia di Gesù e la bellezza di vivere la propria vita fidandosi della sua parola. Vorrei sognare con il Vescovo che nasca qualche vocazione al sacerdozio. È un sogno che cercherò di coltivare tantissimo. Vorrei sognare che tutti possano avere un lavoro dignitoso e che tutti sappiano prendere il proprio posto nella Chiesa. Vorrei sognare che gli anziani abbiano ancora tanta capacità e voglia di essere attivi, che i malati sappiano unirsi alla sofferenza di Cristo. Vorrei sognare che tutti sentano la gioia di essere cristiani, discepoli di Gesù, e la gioia di saperlo, volerlo testimoniare e trasmetterlo in tutti gli ambienti di vita, di lavoro, di svago, ovunque si trovi. Vorrei coltivare, diciamo così, un ultimo sogno, quello di sapere, con l'aiuto di Dio, dello suo spirito, essere vicino a tutti, diventare quasi, se possibile, coetanei di tutti, dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani, degli adulti, di chi soffre, sapere essere accanto ad ogni famiglia. Forse ho esagerato con i sogni, ma non sono sogni miei, ma di Dio. E poi il Vangelo di oggi ci invita a sognare. L'insegnamento sull'efficacia della preghiera che riesce a compiere ciò che agli uomini è impossibile è chiaro. Affido perciò anche alla nostra incessante e instancabile preghiera la possibilità di realizzare il sogno, il desiderio di Dio, che tutti lo conoscono, lo servono, lo servono e lo amano. Ora termino rinnovando il mio ringraziamento al nostro Vescovo, signor Daniele Ferrari, che benevolmente mi ha voluto affidare che questa io ritengo una graziosa parrocchia. A lui anche il nostro augurio anticipato, perché domenica 25 ottobre celebrerà il 22° anniversario della sua ordinazione episcopale, quindi diciamo
grazie a voi fedeli questa parola di Santa Sabina, che mi avete accolto così bene e mi pare che avete fatto tantissimo. Vi chiedo innanzitutto un po' di comprensione, la vostra preghiera e la vostra collaborazione che è indispensabile. Appena possibile cercheremo di trovarci nel modo migliore per vedere cosa fare, quale attività pastorale, sempre in comunione, in sintonia con il Vescovo e le sue indicazioni. Ma lasciatemi dire, sull'esempio del Beato Luigi Orione, io credo che la più bella programmazione sarà sempre quella di mettersi al rimorchio della provvidenza, collaborando tutti e cercando l'unione e la comunione del cuore. Vorrei, al termine di queste breve parole, in questo momento invocare aiuto, protezione anche del Beato Luigi Orione e avere un po' del suo spirito missionario che lo animò e che un giorno tra i tanti suoi scritti scriveva così: ho un desiderio di amare il Signore e di amare la Santa Chiesa, le anime, i poveri, i fanciulli poveri, gli abbandonati, la classe povera, gli operai. Vorrei morire per questi miei fratelli e solo amare Gesù, la Santa Chiesa e tutti perdermi nel Signore. Iniziando, mi affido e vi affido a Maria Santissima, nostra Madre. Lo faccio ancora con le parole di Don Orione, che pregava: dacci a Maria un animo grande, un cuore magnanimo, che arrivi a tutti i dolori e a tutte le lacrime. Grazie ancora a lei, Eccellenza. Grazie a voi tutti i fedeli presenti. Il Signore ci accompagni e ci sia sempre vicino. Grazie.
Sul tuo altare, Dio nostro Padre, poniamo con gioia il calice e la patena per il sacrificio della nuova alleanza. Il corpo e il sangue del tuo figlio, che in essi offriamo e riceviamo, santifichi per il servizio liturgico. Fa, o Signore, che nella celebrazione eucaristica, comunicando su terra i tuoi misteri, otteniamo il dono del tuo spirito, in attesa di partecipare al convito dei santi nella intercede. A te la gloria e l'onore in eterno. Benedetto nei secoli, sia per voi principio di vita nuova. Per Cristo nostro.